Buongiorno ragazze, buon 2021. 21, certo, Arianna. Vabbè, non la taglio, non la rifaccio. Buon 2022. Sì, non mi sono ancora abituata. Per me il 2021 non è esistito. Quindi niente, buon 2022. Come primo video dell'anno, video acquisti. Facciamo uno spacchettamento assieme. E probabilmente vi farò anche un altro video perché ho fatto un ordine da Make Bijou, un po' di rifornimento di fili, di soutache, e poi ho fatto anche un ordine di solo cristalli e perle Swarovski. Insomma, sì, ho iniziato l'anno a bomba, proprio spendendo 200 euro così, ciao ciao. Ma vabbè, raga, che ci dobbiamo fare? Ogni tanto bisogna spendere, no? Qualche soldo. Comunque, ho fatto questo ordine dalla Pallina. Io ho approfittato degli sconti per prendere qualcosina che costava un po' di più e che comunque scontata non era male. Gli sconti, mi pare fossero del 15-20% a seconda degli articoli. Come vedete, ho preso anche la Azulit, però andiamo a vedere nello specifico quello che mi è arrivato. Tanto mi sa che questo sacchetto si bucherà tempo zero. Ok, sì, infatti è già rotto. Allora, ho preso, come avete visto, due Azulit. Queste mi ricordo bene il prezzo, mi pare costassero 2,40 euro l'una. E credo di averle pagate 2 euro l'una o 2 euro e qualcosina. Quindi, insomma, per la Azulit che non si trova mai in sconto, molto buono come prezzo. Sì, vedete i miei ricordini del gatto. Che bello avere un gatto. Poi ho preso come perle Swarovski solo questa colorazione. Vediamo se c'è, sì, anche l'altra. Solo questa colorazione perché credo di essermela dimenticata nell'ordine di Swarovski che ho fatto, ma non lo so, magari poi l'ho presa doppia, ma chi se ne frega, tanto poi rimangono lì e si usano. Allora ve la faccio vedere. Questa qua è la Iridescent Dark Blue, che è un colore bellissimo, è un blu spaziale proprio, bello bello bello. Forse sembra un tono più violino dal video, ma è proprio un bel blu bellissimo, veramente spaziale. Le ho preso nelle tre misure da 4 mm, 6 mm e 8 mm. Ovviamente la colorazione è sempre la solita, cambia soltanto la misura. Vedete? Questi sono i prezzi, ma sono i prezzi non scontati. Anche su queste c'era un pochino di sconto. Poi, come perline ho preso 1, 2, 3, 4 e 5 pacchettini. Ora ve li mostro. Ho preso questa colorazione che non avevo mai preso, che si chiama Dyed Blush Silver Lined Opal delle Miyuki 80, ed è una colorazione veramente molto molto carina. Dal vivo è leggermente più rosina di come la vedete voi, sembra quasi beige forse dal video, ma dal vivo la sto guardando anche ora fuori cellulare, sì, è un pochino più rosa, è veramente veramente molto carina. Mi piace tanto, queste colorazioni un po' lattiginose mi piacciono tantissimo. E anche il fatto che sia silver lined, insomma, che all'interno si vede questa sfaccettatura, mi piace tanto. Sì, approvata questa colorazione, non l'avevo mai presa e ho fatto bene. Invece questa colorazione, sì, sempre Silver Lined Milky White, ce l'avevo già e la stavo terminando, e anche questa mi piace tantissimo. Questa qua però è della Toho, non sono Miyuki, sono Toho. Però insomma per me non fa molta differenza, cioè per me che non sono una perlinatrice non trovo una grande differenza tra le Miyuki e la Toho. A parte che nelle Miyuki a volte lago da 10, non mi ci entra, nelle Miyuki quelle da 15 o da 11 a volte non mi ci entra. Poi
Però vabbè, per me appunto non è che fa molta differenza comprare Miyuki o Toho. Poi ho preso sempre come Rokail Miyuki queste due. Allora, questa che è la Duracoat Galvanized Gold 15-0, quindi la classica colorazione oro della Miyuki, però Duracoat, quindi con la finitura quella che dura nel tempo. E poi però ho trovato anche questa colorazione che si chiama Duracoat Galvanized Pale Gold, cioè oro pallido, che secondo me è bellissima, bellissima, perché è sempre un oro, ma vedete che non è giallo. Giallo pesante come questo, tra l'altro c'è un oro ancora più giallo che si chiama Yellow Gold, che secondo me è bruttissimo, però sono pareri personali, perché insomma dipende tutto dai gusti personali. Io non amo l'oro giallo forte e questa colorazione secondo me è bellissima. L'avrei presa anche nella versione 15.0 al posto di questa, ma non c'era, non l'ho trovata sul sito, altrimenti avrei preso la colorazione Pale Gold anche nella versione 15.0. Peccato, peccatissimo che non c'era, però l'ho trovata nella versione Miyuki, Delica Miyuki, sempre 11.0, Duracoat Galvanized Pale Gold, certo, Gold, 5 grammi, quindi non sono tante, ed eccole qua. Bellissime, bellissime. Ovviamente anche tutte queste erano scontate. Ho preso solo cose scontate, mi pare, perché non tutti gli articoli erano scontati, però io ho scelto solo cose scontate. Poi ho preso una bustina di perni piatti in acciaio da 6 mm, classici, questi mi servivano semplicemente. Poi ho preso questi perni in acciaio oro rosa a pallina che non trovo mai. Una bustina ne ho presi. Ecco, è arrivato anche il gatto. Sempre presente, vero Malto? Spostati, saluta, eccomi qua. Vai via, dai, vai giù. Poi ho preso sempre una bustina di Monachelle in acciaio, sempre oro rosa, 6 pezzi, eccole qua. Insomma, monachelline semplici così in oro rosa. Poi ho preso una bustina di perni sempre in acciaio oro rosa, anche questi introvabili quasi ovunque. Io non uso tante cose che necessitano le farfalline in oro rosa, ma quando mi servono non ce li ho mai, quindi ovviamente ho approfittato e li ho presi subito. Stesso discorso per le farfalline in acciaio dorato, sempre da 6 mm, che anche queste mi servivano tantissimo. Poi, ah, ecco, questo me ne sono accorta ora, un piccolo omaggio, sono dei cipollotti 6x4, credo, a vederli così. Sì, perché queste sono perle da 6. Color senapino, senapino cangiante, molto carini. Poi ho preso un filo di corallo, non so ancora cosa ci farò, ma mi piaceva e l'ho preso visto che era scontato, anche perché costava 5,90 euro, credo avesse il 20% di sconto anche questo, o 15 o 20% di sconto. Comunque, se vi interessa, c'erano tantissime, tantissime pietre dure scontate che non si trovano quasi mai in sconto. Quindi, se per caso voi le usate o dovete farne rifornimento, andate a vedere perché secondo me conviene veramente. Vi volevo togliere lo sfizio di comprarlo perché non mi piacciono le imitazioni in plastica, sinceramente. Se io credo che se si mette una chips in corallo deve essere corallo, non una plastichina. Le ho avute in passato e non le ho mai usate proprio perché in plastica non mi piacevano. Invece queste qua sono proprio in corallo. Poi ho preso lo stesso un filo di perle. Peccato che le altre misure erano finite, erano tutte sold out, c'ho ancora la colla attaccata alle dita.
Vabbè, insomma, comunque queste sono molto carine, sono a chicco di riso, mi pare, sì, infatti. Perle di acqua dolce, chicco di riso da 6 a 10 mm e un filo da 38-39 cm. Questo è il prezzo, 4,90. Io credo di averlo pagato sul forse 4 euro o 3,80 euro, qualcosa del genere. Comunque, assolutamente no, non sono dai 6 ai 10 mm perché queste sono quasi tutte 6. Cioè sono proprio piccine, ve le metto paragonate alle gocce da 6, vedete che non ce n'è una grande da dire sì, queste da 10 o più o meno sono veramente tutte da 6 mm, 7. Sono irregolari, ma non c'è qualcuna così grande da arrivare ai 10 mm come c'è scritto qua. Ma chi se ne frega, nel senso va benissimo il filo così, però purtroppo vi ripeto erano quasi tutti finiti. Poi l'ultima cosa che ho preso delle filigrane che non so cosa ci farò, ma mi piacevano e le ho prese. In ottone sono, non sono in acciaio, da 14 mm, oro light. Eccole qua. Insomma, questo era il mio acquistino dalla pallina. Adesso fremo perché mi arrivino al più presto, gli altri acquisti, perché sapete che poi quando acquistiamo, siamo sempre in trepida attesa del corriere, ma purtroppo penso che il pacchettino di Michela mi arrivi domani e quello dei cristalli purtroppo non lo so, mi sa che ci metterà un po'. Quindi niente, aspettiamo e ci rivediamo su questi schermi appena mi arrivano. Ciao!